Manca il numero legale e nell'aula di Via Verdi salta la seduta di consiglio comunale convocata per la verifica degli indirizzi programmatici di mandato. In giornata il sindaco De Magistris presenterà in sala giunta i nuovi assessori che lo accompagneranno nel governo della città. A margine del consiglio le dichiarazioni del vice sindaco Tommaso Sodano. È normale in una squadra che comincia a governare una città complessa come Napoli senza le risorse, e credo che ci sta che a un certo punto si faccia una verifica e si cambi passo e si cambino anche delle persone. Poi sul piano umano io sono la persona meno indicata a dirlo, perché insomma ho lavorato benissimo con tutti i colleghi, insomma ci sono anche rapporti umani rispetto ai quali dispiace comunque quando c'è una separazione. Dopo 2 anni sicuramente si paga anche l'assenza di quelli che erano i partiti storici di un tempo, quindi è un'esperienza in qualche modo rivoluzionaria anche per questo, è un'esperienza che vince fuori dai grandi blocchi nazionali e che chiaramente poi deve confrontarsi e avere la capacità di ascolto con la città per poter rigenerarsi e rilanciarsi continuamente.